Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Ore 11.30 di sabato mattina qualunque, vi faccio vedere mediamente quali sono le azioni che compio ogni sabato quando non vado a lavorare e quindi ho la mattinata libera. Dopo aver portato la bambina all'asilo e fatto qualche commissione, tipo per esempio la spesa o qualche altra cosa, torno a casa. La prima cosa che faccio è quella di mettere le robe in lavatrice, quindi quello che avete visto all'inizio, un cesto pieno di panni, poi passo nella zona notte e quindi comincio a togliere davanti tutti i vestiti, le cose che devo piegare, i pigiami, i vestiti magari che sono stati tolti la sera precedente, quindi seleziono quello che è da lavare e quello che invece è da piegare e conservare. Dopodiché procedo come sempre con il letto, che però non vi faccio vedere, e poi con la pulizia un pochino più dettagliata della camera da letto, che è qualcosa che non faccio ogni giorno, ma che appunto mi dedico soltanto il sabato. Per lo spolvero utilizzo quel prodotto che avete visto, e un prodotto un pochino costoso rispetto ai normali detergenti, chiamiamoli così, però costa 5 euro e c'è la possibilità di diluirlo con acqua e emana un profumo pazzesco. Quindi non è un detergente per sgrassare, attenzione, ma è appunto per profumare, si può utilizzare negli scarichi per far sentire il buon odore, oppure su una pezzolina che si utilizza per lo spolvero, per spolverare e per anche rinfrescare, ecco, l'ambiente. Dopo aver finito il comò, mi passo poi la testata del letto e anche il termosifone che ho a fianco. Poi procedo alla pulizia di specchi e vetri con un detergente per vetri qualsiasi, io sul Quasar, mi ci trovo benissimo, e procedo quindi con la specchiera sopra il comò e con i vetri invece dell'armadio, perché ovviamente mi viene la genialata idea di avere l'armadio con gli specchi. Dopo aver spolverato e pulito i vetri, invece, poi passo l'aspirapolvere e utilizzo lo stesso prodotto applicandolo e spruzzandolo sul filtro dell'aspirapolvere, così quando poi io vado ad azionarla l'odore verrà emanato per tutta la stanza e per tutte le volte che la userò fino ovviamente ad esaurimento. Lo stesso procedimento poi lo faccio nella cameretta dei bambini, ovviamente i letti, ovviamente spolvero, lo faccio tutti i giorni, il sabato ne approfitto e faccio anche i vetri della cameretta.
Dopo che ho terminato nella zona notte, che ho spolverato, ho fatto i letti, fatto i vetri, ho passato anche l'aspirapolvere, passo invece in cucina, dove anche qua non mancano le cose da sistemare e mettere a posto. Mentre mio figlio si ammazza di lavoro dietro, come vedete, a sudare, a fare i compiti, a fare proprio l'uomo di casa, sì, io faccio ovviamente il mio lavoro da mamma. Quindi sistemo le coperte, metto a posto qualche pigiama, tolgo i giubbini che ovviamente mettono tutti quanti sulla sedia. Dopodiché invece passiamo poi alla cucina vera e propria. Sistemo la spesa che ho fatto prima, le tolgo dalle buste, le metto nella dispensa, nel frigorifero, insomma sistemo un po' tutto. Passo alla preparazione del pranzo. Oggi bietole e salsiccia di noccia. Faccio andare prima le bietole e poi dopo ci aggiungo la salsiccia di noccia e faccio cucinare. Intanto che ho fatto tutto questo, il lavaggio è terminato e quindi la prima lavatrice la posso stendere. Nel frattempo ho tolto, come avete visto, delle robe che erano asciutte e adesso sto stendendo questa qui. E nel frattempo ne ho caricato un'altra. Finito di stendere, le bietole erano intanto cotte e adesso ci aggiungo la salsiccia di noccia che ho tagliato a rondelle, ci metto un po' di sale, un po' di olio e la faccio cucinare giusto qualche minuto, ma 10 minuti massimo, ed è pronto. Finito il pranzo, finita la cucina, finito tutto, il sabato mi dedico, visto che ho più tempo, a piegare i panni e anche a stirarli. Quindi seleziono quello che posso piegare tranquillamente e riporre e quello invece che devo stirare. Devo dire che ultimamente ho rivalutato la stiratura in quanto ho comprato un faro da stiro nuovo, perché quello che avevo dopo neanche 2-3 utilizzi l'avevo ridotto veramente a una merda, perché ci ho bruciato una gonna. Volevo stirare una gonna mia, che però era di un tessuto super sintetico, e praticamente la gonna mi si è rimasta appiccicata alla piastra del ferro da stiro. Ho provato a toglierla, a pulirla, ma il ferro non è mai completamente tornato nuovo. Infatti ogni volta che provavo a stirare mi lasciava sempre qualche macchia, cioè il ferro da stiro mi macchiava. Ecco perché il più delle volte io rinunciavo e cercavo di non stirare. Adesso che mi sono scocciata, ho comprato su Amazon un ferro da stiro, non so se forse l'ho pagato tanto rispetto ai prezzi che ci sono in giro, però devo dire la verità, sono completamente soddisfatta e carino da vedere, leggero, pratico, e poi ha la piastra che mi piace tantissimo perché scivola su ogni tipo di tessuto. Quindi, sperando di non bruciare qualche altro capo, continuerò a stirare perché mi piace. E comunque vi faccio vedere adesso come ho ridotto il mio vecchio ferro da stiro.
Adesso, una volta sistemato quello che io ho stirato, quelle due robe che ho stirato, dichiaro conclusa la mia giornata lavorativa, nel senso stop servizi, stop faccende, adesso mi riposo una mezz'oretta, mi metto sul divano, mi leggo una rivista oppure leggo un blog, faccio qualcosa, lavoro magari a qualcosa che ho in sospeso, dopodiché mi preparo perché il sabato continua e ci sono gli impegni, i bambini da portare magari a qualche festa oppure si esce e quindi magari facciamo, mi preparo con voi dopo. Thank you.